Conferenza stampa all'antivigilia della trasferta della Virtus Verona a Lumezzane con mister Gigi Fresco e Manuel Daffaro. La parola ai cronisti. Gigi, buongiorno. La Buongiorno. prima domanda la ricommetterei un po' alla gara d'andata, no? La gara d'andata, secondo me, è stata la classica partita decisa dagli episodi, una squadra, una partita che non aveva padroni, però per due episodi volti a vostro sfavore è andata verso la sconfitta, no? Il Lumezzane, per contro, domenica scorsa vinceva 3 minuti e alla fine ha perso 2-1. Ti chiedo che tipo di partita ti aspetti adesso che vai a giocare là da loro. Ma io ho detto ai ragazzi, loro sono una squadra che hanno anche parecchi giocatori esperti, magari non corrono come pazzi, però hanno tanti giocatori che hanno dei colpi, che hanno delle... Poi la squadra gioca bene, anche organizzata bene, magari l'allenatore, eccetera. Però loro hanno dei giocatori spezie davanti, perciò non bisogna illudersi magari se tu magari gli stai tenendo testa. Però loro potrebbero avere, bisogna stare molto attenti agli episodi in correre più, perché è una squadra che oltre a giocare bene, a essere, hanno gli episodi in canna sempre, secondo Ci viene da ricordare un po' dalla partita di andata, sembrava alla vigilia che fosse una partita da incanalare verso il binario del palleggio, perché anche loro hanno comunque l'attitudine a giocare. Invece abbiamo aspettato tanto, hanno fatto gol su un'uscita sbagliata con Cannavò che è riuscito ad andare dentro. C'è una squadra che forse sa interpretare più vesti, non sa giocare, ha anche gli Sì, aspettati dietro. ma davanti avranno 8 attaccanti sti qua, c'è Cannavò che per me è un giocatore forte, ultimamente sempre in panchina, vedo io, adesso hanno preso Galabinov lì in più, così, cioè hanno tanti attaccanti bravi, adesso non li cito tutti, ve ne dimenticherei qualcuno, ma ne hanno 6-7, ne hanno. Chiaro che vuol dire che hai armi per poter modificare la partita. Sì, forse dietro sono magari un po' più bloccati, mi viene da dire, perché è vero che sono esperti, però dal punto di vista fisico è una squadra tanto massiccia dietro. Loro sono una squadra di presenza fisica, di presenza e di esperienza. Loro sono una squadra. E poi chiaramente anche loro qualche difetto ce l'avranno, altrimenti sarebbero. Sono lì che insomma navigano vicino a noi. Ti chiedo un po' la prospettiva partendo da domenica scorsa, no? La partita scorsa a livello temperamentale avete fatto bene, per lunghi sprazzi avete anche giocato il vostro calcio, quindi anche con una certa fluidità, una certa freschezza. Mancato l'ultimo passaggio, però la prestazione c'è stata. Adesso è un po' il momento decisivo con queste partite qua che sono tutte in bilico. Che cosa vuoi dai ragazzi? Come partita come domenica, perché noi andiamo là per vincere, però va bene anche il punto, insomma, ecco, noi l'importante è far punti sempre, non perdere, un punto, 3 punti. L'importante è far punti e in breve tempo potremo levarsi dalle peste, insomma, ecco. Rientri certi dall'infermeria? Guanito, oltre che gli squalificati, cos'era, Cabianca e Meic, Meic. sì, Cabianca. Gigi, loro vengono insomma da 3 sconfitte, cioè può essere un avversario comunque come quello di sabato scorso. Guarda, ti dico che loro vengono da 5 partite, 4 sconfitte e un pareggio, loro Esatto. vengono, no. Quelli che a me sono sembrati veramente forti della Giana venivano da una serie positiva, le ultime 4-5, ma prima avevano fatto 6 partite, 5 sconfitte e un pareggio. Io mi chiedo una squadra così forte come potesse aver avuto una cosa del genere, no? Ma questo conferma una cosa che io dico da tempo, che ogni squadra ha un giocatore, poi se una ne ha due meglio così, che ti gira completamente gli equilibri. Sti qua hanno sto Franzoni che nel momento in cui ha cominciato a girare, domenica con noi tutte le occasioni, una di testa, una con lo scavetto, una ha preso il palo, le ha avute lui. Tu guarda il Padova appena gli ha calato un pelo Liguori, ha cominciato a pareggiare, a perdere così. Perché tutte squadre hanno giocatori forti in Serie C. Poi con la scuola ce ne sono liberi tantissimi, ognuno si sistema bene. È avere il giocatore che determina che ti cambia le cose. Un'economia offensiva che oggi non rende dal punto di vista statistico, però non si può dire che la Virtus non crea. No, assolutamente. Sicuramente da gennaio, quando si è fatto male Matteo Casarotto, abbiamo perso un giocatore che era molto importante per noi e quindi
dovevamo forse capire prima di cambiare un po' il modo di giocare che c'avevamo prima, sicuramente. Poi a turno qualcuno comunque ci è mancato lì davanti e abbiamo fatto un po' fatica, però comunque dobbiamo essere tutti da squadra, cercare quando magari la palla va sull'esterno di riempire di più l'area, perché analizzando le partite sicuramente è mancata un po' quella cosa lì di avere più cattiveria nell'andare a far male all'avversario. Sicuramente quello. Dal campo, tu che il Lumezzane ti aspetti, che è una squadra abbastanza ispida, una squadra difficile da affrontare, ma tende anche a farti giocare male, perché hai esperienza per riuscire a giocare quel tipo di partite lì. Dal ricordo dell'andata e comunque la conoscenza della categoria, che tipo di partita ti aspetti, che tipo di partita credi che la Virtus debba necessariamente fare per portare a casa almeno un punto? Sicuramente la Virtus secondo me deve ripartire da sabato, dalla partita contro la Gian Ermi, rimetterci quello spirito lì, quella coesione che abbiamo ritrovato in quella partita lì, e sicuramente quella lì è la base. Poi abbiamo tanti giocatori di qualità che devono solo mettere in campo le loro doti. Il tuo percorso qui ha fatto tanti ruoli. Adesso stai giocando da quinto, altre volte hai fatto magari col braccetto dietro o il terzino nei quattro, dove ti trovi meglio, se c'è un posto dove ti trovi meglio, basta metterci a disposizione. Ho sempre giocato in fascia e mi ha dato un po' a tutti i ruoli dietro. Sicuramente il braccetto l'ho fatto di meno, però mi piace sicuramente anche quella posizione lì di essere aggressivo sull'uomo, però abbiamo tanti tanti giocatori bravi, quindi dove c'è, diciamo, necessità non è un problema adattarsi. Lui sarebbe un quarto, poi i ruoli li fa bene tutti, la sua storia sarebbe un quarto, ma da noi tante volte il quarto non c'è, perciò. Sì, però diciamo non si vede tanto la differenza, giochi sempre bene a seconda di dove. No, sicuramente anch'io c'è stato un periodo in cui ho sicuramente dato meno di quello che so di poter dare. L'importante è in quei momenti lì analizzare un attimo il momento, capire quello che sta mancando e ognuno fare, diciamo, un'analisi su quello che sta dando, su quello che potrebbe dare, e quindi. L'ultima domanda, Gigi, davanti, cioè, quanto pesa, insomma, il rientro a livello di esperienza di Juanito e una puntualizzazione tua sull'evoluzione che sta avendo Menato? Poteva essere uno dei profili che non ha le stesse caratteristiche di Casolo, però comunque la gamba ha la possibilità di garantirti qualcosa sui 10-15 metri, ma magari finora non ha avuto. Insomma, lui deve aspettare e vedere. Qualche partita ci siamo fedati all'esperienza in più di Zigoni, magari lui ha più freschezza, più movimento, più. Lui secondo me è un Inzaghi, no? Un giocatore così, so. È uno che viene esaltato se tu hai tante occasioni, magari se devi tenerla così, magari non è proprio il suo, diciamo, no? Ecco, comunque tutti sono importanti, anche dentro di Juanito è molto importante per esperienza, furbizia, astuzia, suggerimenti ai compagni, personalità, eccetera. Una chiusura sul Mimmo. Ha giocato tante volte tra le linee, no? Adesso forse il modulo ti porta meno ad avere un giocatore tra le linee, l'hai rimesso davanti. Lui ha dovuto cambiare tanti ruoli, non è stato facile, per lui è stato bravo anche adattarsi. Mi sembra che lì vada un po' meglio, mi sembra che lì forse sia quello dove lui, la sua creatività, trova maggiore espressione, ha più libertà, meno compiti di marcatura, forse doveva meglio. Nalini, domenica ha fatto 50-60 minuti buoni. Nalini, sto facendo giocare davanti finché non viene a posto fisicamente. Poi quando è a posto fisicamente può giocare davanti, può giocare tra il quartista, può giocare anche a mezz'ala.
bene. Sì, sì, sì. Ma non ti volevo solo chiedere, i playout non sono mai stati così vicini. Dalla tua esperienza, secondo te, come la vedi? Come la vedi questo finale? Nel senso, c'è più paura di essere acciuffati o più la consapevolezza di potersi salvare a breve? Ma secondo me la paura viene sempre vista magari come qualcosa di negativo, invece ci sono dei momenti in cui tu devi, secondo me, avere paura, perché la paura in alcuni momenti ti dà quel qualcosa in più che ti permette di salvarti. E quindi dobbiamo, ripeto ancora una volta, ripartire, secondo me, dalla partita, dalla prestazione di sabato scorso. Sì, diciamo che da sabato nello spogliatoio, secondo te, si respira anche un'altra aria, cioè, o comunque... Ma sicuramente fare punti ti dà fiducia, ti rasserena un po', però se siamo lì comunque non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo e quindi non si deve assolutamente mollare, non ci possiamo sentire appagati. Okay, grazie. Concludo con una citazione: la paura del dolore è più forte che la ricerca del piacere. Perciò la paura ti fa fare di più. Grazie mille.